premesse di oggi, quindi possiamo saltare tutte le premesse, ma riprendo un attimino questo concetto. Che cosa è la questione open source? L'open source nella forza armata esercito è fortemente adottato, una percentuale che è superiore al 70%. Riprendo i concetti di avere sicurezza, quindi conoscenza del codice sorgente e ottimizzazione dei costi. Parlo di ottimizzazione dei costi, non riduzione dei costi. Cioè, il software open source che noi adottiamo non è gratuito, è tutto supportato dalle grandi aziende, vendor, tipo Red Hat, tipo la Fondazione Apache o tutti gli altri vendor che sviluppano software open source. Perché è supportato? Perché per noi è un elemento di sicurezza dovuto al versionamento del software stesso, perché io non prendo un software di cui non ho una versione, quindi invece c'è una versione, ed è controllato e monitorato dalle grandi aziende, tipo Red Hat. Red Hat non rilascia mai un software che è pieno di vulnerabilità. Non solo, ma se viene scoperta una vulnerabilità ho la garanzia della patch di sicurezza degli interni rapidi. Red Hat mediamente ci impiega 4 ore, mediamente, poi dipende dalle difficoltà, però diciamo mediamente ci impiega massimo 4 ore a rilasciare una patch di sicurezza a seguito della scoperta di una vulnerabilità. Quindi io ce l'ho in poco tempo disponibile da installare sui nostri servizi. Sulla base di questo noi abbiamo una forte formazione del personale e abbiamo fatto un grande investimento sul personale nostro, della Forza Armata. Devo dare delle grandi orecchie magari alle alcune ditte che hanno parzialmente, nel senso giustamente un'azienda fa i conti in tasca con i guadagni e quindi su 100 persone ne tiene 10 formate e 90 no, e a volte mi trovo in difficoltà ad affrontare dei progetti con alcune aziende perché non ho sempre disponibile la persona formata secondo quello che riserviamo noi. Però la formazione per noi diventa fondamentale e i servizi di assistenza che abbiamo sono fondamentali su questo aspetto. Facciamo una breve panoramica, diciamo, questo è un esempio di alcuni prodotti che utilizziamo che sono tutti con supporto, quindi sono pagati. Zimbra per esempio è stato un servizio di posta elettronica che ci ha veramente permesso di abbattere i costi. Qui stiamo parlando di un decimo rispetto a prima, cioè spendiamo un decimo pur pagando il supporto. Con gli altri prodotti abbiamo dei risparmi di scala negli anni, però diciamo che nel decennio si possono anche un pochettino assomigliare a prodotti vendor locked più o meno, ma con il vantaggio che ho all'ultima release, all'ultima patch. Questo è il grande vantaggio. Questo poi, lo diremo più avanti nel seguito della chiacchierata, ci porta a un cambio di metodo di sviluppo dei software e di aggiornamento degli stessi. Gestione degli ambienti, siamo passati tutti quanti sui Docker, siamo sui container. A un certo punto abbiamo dovuto fare anche una scelta, no? Dico, ok, ma che sistema utilizziamo? Perché vogliamo fare i microservizi. Anche lì va valutato quanto micro, quanto mini, perché la polverizzazione dei microservizi poi comporta un problema di gestione degli stessi. E quindi lì va valutato bene quanto micro, quanto mini. E si fa una scelta di una piattaforma che mi permette di gestire i microservizi. Noi abbiamo scelto Intando. Perché Intando? Beh, innanzitutto il Ministero di Grazia e Giustizia è tutto fatto con i portali di Intando. Il portale di Roma Mobilità è fatto con Entando, l'automatica è fatta con Entando, quindi c'è un expertise in più, è un'azienda italiana. Contattata, ho detto ok, io ho bisogno però di un qualcosa di diverso, non questo prodotto qui, ma ho bisogno di un prodotto diverso che mi permette di fare altre cose, poi lo vedremo con lui più dettagliatamente, e quindi ho bisogno di uno sviluppo del prodotto. In questo senso noi, sia con Entando, ma anche con Red Hat e anche con Zimbra, abbiamo affrontato dei dialoghi per far sviluppare i prodotti nel senso che volevamo noi, ma rilasciati ufficialmente. Quindi qualsiasi sviluppo non è customizzato mio, ma è sulla nostra esigenza rilasciato ufficialmente, e quindi è una nuova release del prodotto. Sì, come fondamentalmente un po' la presentazione dimostra, noi siamo partiti dall'andare a sostituire delle soluzioni tecnologiche, le più comuni che si usano dei maggiori vendor mondiali, come soluzioni open source, inizialmente per una questione prettamente
di ragione economica. Una volta superato il primo approccio e quindi definiti gli standard di un sistema operativo altamente supportato o comunque l'utilizzo sempre di soluzioni che abbiano un forte supporto sia industriale sia di community altamente vive, ci ha portato a ragionare della modernizzazione di tutto ciò che invece rappresentano le applicazioni interne. E nel dover approcciare questo tipo di modernizzazione ci siamo spostati su architetture, come è stato detto prima, definibili cloud native. Sembra un po' un paradosso che una forza armata parli di applicazioni cloud native proprio perché noi non utilizziamo cloud pubblici o non possiamo per ovvie ragioni andarci, però poter sviluppare le nostre applicazioni o utilizzare applicazioni di questo genere ci rendono liberi anche nella definizione delle nostre infrastrutture di erogazione di servizi. All'interno dei nostri data center in particolare oggi abbiamo delle infrastrutture completamente ibride, quindi dall'utilizzo di macchine virtuali tradizionali con virtualizzazione VMware a container basati su OpenShift, che poi è la piattaforma che abbiamo definito per l'orchestrazione e la gestione di tutti questi container. Per quanto riguarda invece la scelta di Entando è stata effettuata perché Entando rappresenta quello che si chiama un middleware per il low code. Che cos'è un middleware per il low code? Non è in sé per sé un prodotto di tipo CMS. Parliamo di SharePoint, parliamo di soluzioni Joomla, Drupal, quelle più comuni al mondo. È un oggetto che semplifica, velocizza e standardizza soprattutto, che è una delle componenti che per noi sono fondamentali, la modalità con cui vengono sviluppati software. Molto spesso una delle difficoltà più grandi quando ci si approccia nei confronti dell'industria è riuscire a passargli non solo la necessità che cosa deve fare il mio software, che già ha un suo livello di complessità, ma anche come voglio che questo venga realizzato e come faccio successivamente a mantenerlo, anche se non lo darò alla stessa azienda la manutenzione del software che mi sono fatto sviluppare. Per ottenere questo devo creare degli standard interni anche dal punto di vista dello sviluppo che mi consentano poi di non essere legato a una singola azienda nella manutenzione del prodotto che ho fatto. Con Entando siamo riusciti ad ottenere questo risultato, proprio perché nelle ultime versioni, che come diceva il colonnello, sono state molto sviluppate in base ai nostri requisiti, siamo riusciti ad avere anche, vengono definiti blueprint, in modo tale degli strumenti che noi siamo in grado di fornire all'azienda a cui appaltiamo un software per portarli a sviluppare degli oggetti che poi è possibile inserire in un altro strumento che abbiamo sviluppato insieme a loro, che è definito Digital Exchange, in cui tutto ciò che viene sviluppato viene posizionato lì dentro ed è possibile utilizzarlo, chiaramente partendo da un'infrastruttura che lo consenta, quindi basata su Docker, container, Kubernetes, OpenShift, ci permette di riutilizzarlo semplicemente cliccandoci, cioè installa l'applicazione. Una volta installata, la piattaforma intanto di low code ci consente di fare tutte le modifiche a livello codice e di proseguire e magari differenziare quelle che sono le necessità perché non tutti so, il riuso del codice avviene da sempre. Una volta che ho scritto qualcosa riuso 100 volte, no? Però non in maniera semplice spesso. E un po' questa è l'evoluzione dello sviluppo che ci siamo proposti e che con il vendor Entando abbiamo cercato di portare il loro prodotto anche a coprire dei bisogni più importanti per noi. Quindi, partendo dallo sviluppo di software monolitici, siamo passati a una parte di front-end e back-end, quindi intelligenza e presentazione lato utente, a quello che è il mainstream di oggi, quindi un'applicazione a microservizi dove
la parte di presentazione verso l'utente è in qualche modo ancora oggi monolitica, mentre la parte di intelligenza viene suddivisa e la comunicazione avviene tramite API in maniera tale da poter estendere o lavorare sui singoli pezzetti senza impattare su tutta l'applicazione. Quello che abbiamo chiesto è che effettivamente nell'ultima release, nella prossima release di Altando ci sarà, è di portare il concetto di microservizi più avanti possibile anche nel livello di presentazione all'utente, e questo sarà possibile attraverso i micro front-end. Quindi avremo la possibilità di creare degli oggetti che sono consistenti dal punto di vista di esperienza utente, ma anche semplicemente per la micro funzionalità che gli abbiamo definito, e sarà possibile a quel punto montare applicazioni prendendo differenti servizi senza dover andare a riscrivere tutta la parte di front-end, che di solito è quella che, anche se usiamo dei microservizi, dobbiamo andare a rifare. Invece questi micro front-end ci consentiranno di rimontare, chiaramente per ogni azienda, per ogni istituzione, la cosa importante sarà aver lavorato bene all'inizio creando quel blueprint di cui parlavo prima, in cui c'è l'immagine coordinata ad esempio dell'azienda, tutto ciò che è i concetti di esperienza utente che si vogliono dare ai propri utenti. Questo sarà a breve scaricabile da GitLab, noi abbiamo già la versione beta definitiva perché è testata da noi e abbiamo collaborato pienamente con questo sviluppo, e questo è proprio a brevissimo tempo, entro l'anno è rilasciato ufficialmente per tutti. Vabbè, diciamo, qui sono fondamentalmente le cose che siamo poi andati a realizzare, che è la creazione di un'esperienza utente portatile, riutilizzabile, proprio una sintesi di quello che lui ha detto, no? Gli UX, quindi le congruenze di tutte le applicazioni, un update, upgrade delle UX in immagine coordinata, consentire a team diversi di sviluppare rapidamente e integrare e comporre applicazioni utilizzando Red Hat App Manager. Questo era quello che abbiamo detto prima, quindi a questo punto abbiamo anche una frammentazione dei front-end, non soltanto della parte più dietro. Tutto questo si sposa su un orchestratore che abbiamo scelto essere OpenShift, per il discorso che abbiamo fatto prima, è supportato, e quindi ho un'azienda leader mondiale che è in grado di supportarmi questa cosa qua. Altra cosa molto importante che abbiamo realizzato, questo abbiamo realizzato con due grandi vendor, uno è Apache Foundation e l'altra è Red Hat. Ci siamo posti il problema di realizzare un sistema di identità digitale che contenga nel suo interno un single sign-on. Tra varie cose abbiamo fatto una serie di sviluppi, abbiamo collaborato strettamente con Red Hat e con Apache Syncope. Apache Syncope, la lead del prodotto Syncope, ce l'ha un'azienda italiana per fortuna che si chiama Tirasa, e la nostra esigenza quindi di avere un unico front-end di accesso per permettere all'utente di fare un solo accesso con la nostra carta multiservizi difesa, ma nel caso la carta multiservizi difesa uno se la dimentica a casa oppure si guasta, perché si guastano anche quelle, permettergli anche di poter accedere tramite un secondo fattore di autenticazione, quindi OTP. Tutta questa cosa qui è stata sviluppata assieme, adesso è una realtà che da noi già funziona da 2 anni, ma ogni anno subisce delle innovazioni che poi andremo a vedere, perché per esempio la release 7.3 di Red Hat, cioè BOSS, contiene lo sviluppo che abbiamo chiesto noi a Red Hat. Adesso sta per uscire una nuova patch su JBoss che contiene uno sviluppo che gli abbiamo chiesto, perché volevamo effettuare un controllo dei certificati della carta CMD in un modo particolare, non era ancora stato previsto, l'abbiamo chiesto, l'hanno inserita e sta uscendo la patch che risolve questo problema. Tutta questa cosa qui quindi diventa una struttura di identità digitale. Sì, fondamentalmente quello è il problema che siamo andati a risolvere, che è un problema abbastanza classico, è quello di avere n applicativi sviluppati in tempi diversi e ognuno col suo verticale di autenticazione e profilazione dell'utenza, e permettere all'utente di evitare di avere differenti credenziali per ogni servizio. Anche perché questo crea enormi problemi in quello che si chiama il ciclo di vita delle credenziali. Per fare questo abbiamo selezionato un orchestratore di database
appunto Apache Syncope, gestito dall'azienda Tirasa, che ci fa proprio quel lavoro di spersonalizzazione della fonte, delle utenze e dei permessi, ci permette di raccoglierle in qualsiasi differente forma esse siano, possono essere le DAT, MySQL, Oracle, qualsiasi sia la fonte riusciamo a prenderle, possiamo lavorare con un motore di intelligenza che abbiamo contribuito a sviluppare, soprattutto dal punto di vista delle funzionalità necessarie, per poi amalgamare il tutto all'interno di un LDAP, Directory Server di Red Hat, dove l'utenza a quel punto è certificata ed è riconosciuta dal punto di vista in maniera sicura tramite autenticazione con certificato digitale, certificati contenuti all'interno della carta multiservizi difesa, quindi CNS. La presentazione poi verso le applicazioni dell'autenticazione viene fatta utilizzando protocolli assolutamente standard, OAuth2 e SAML, che sono ormai degli standard. Cosa importante, qualsiasi sviluppo andiamo a fare con le aziende è dentro gli standard, quindi le DI standard, le librerie standard, non ha nulla di customizzato, sempre tutto nello standard. Per parlare più in dettaglio di Apache, l'orchestratore Apache Syncope, come vedete qui c'è la parte self-service, la parte a prova. Questo prodotto ha subito fino ad oggi ben 5 differenti rilasci, quindi rispetto a quando l'abbiamo preso 2 anni e mezzo fa ormai, è un altro prodotto, è una cosa molto più evoluta, ma ci permette di arrivare a portare il self-service all'utenza. Oggi come oggi l'utente non deve più chiamare nessuno al desk per farsi resettare la password, noi siamo in grado di farglielo resettare automaticamente entrando nel nostro portale. La stessa cosa vale per l'OTP, ho un problema, cambio cellulare, io mi posso resettare tutto da solo, ovviamente devo usare l'infrastruttura militare per fare questo, perché devo utilizzare la carta di servizi della difesa, o l'OTP all'interno. Questo poi, eccolo qui, è più o meno quello che è l'esperienza utente, l'utente accede a un unico portale, mette il codice della CMD e ha di risposta un'interfaccia dove sono tutti gli applicativi che lui può utilizzare, perché sono stati profilati precedentemente con le autorizzazioni necessarie. Questa è un'altra grande attività che stiamo portando avanti, ho messo proprio la lastrina della cosa che abbiamo fatto con Red Hat, e riguarda anzi l'automazione dei processi. L'altro problema era quello di avere una standardizzazione nel fare l'automazione dei processi, per dire una cosa, il riavvio di un server, una cosa stupida, oppure andare su un firewall e fare una procedura di un update particolare. Lasciare troppo agli utenti voleva dire poi avere tanti errori, perché non tutti erano così skillati, purtroppo. Quindi questo mi ha permesso di rendere questa automatizzazione anche a un utente non così esperto, quindi in un eventuale desk o in qualche altra cosa posso mettere ad esempio a disposizione di un utente non esperto la possibilità di fare un reset di un qualche cosa che lui non ha alcuna idea, lui non deve conoscere come è fatto il server Linux, non deve conoscere come è fatto l'applicativo che c'è dietro, perché ci pensa il processo di automazione fatto con Ansible. Cosa ha fatto Red Hat nello specifico? È andata da IBM perché ormai sono in casa e quindi con IBM ha giocato facile, ha creato tutte le API per i prodotti IBM per quanto riguarda noi la sicurezza e il curator, è andata da Fortinet, ha preso tutte le API e le ha integrate, è andata da Cisco e ha fatto la stessa cosa, quindi hanno sviluppato tutta una serie di API per permettere a noi di creare processi tramite API per coordinare tutti gli strumenti tecnologici hardware che abbiamo all'interno della nostra infrastruttura. Questo processo è stato presentato in una community mondiale a Boston, so che l'esercito americano in modo particolare ci ha fatto l'accordo per riportare dentro di loro la stessa esperienza, quindi lo stesso patrimonio. Per fare tutto questo noi siamo creati un'organizzazione che va a sovrapporsi a quella organica, perché le forze armate hanno un organico, hanno una struttura, ma le strutture spesso collassano con quelle che sono le organizzazioni funzionali per permettere di fare queste cose. C'è una sala, la GSM Room, dove
dove c'è la parte strategica, lì probabilmente siamo io principalmente, è lui che è l'architetto principale, dove tutti gli uffici, gli owner sono anche tutti gli uffici dello Stato Maggiore Esercito, dello Stato Maggiore Difesa, chiunque sia, entrano in una matrice dove viene montata l'organizzazione per realizzare uno specifico prodotto. Quindi in questa matrice c'è lo specifico prodotto, da lì nascono le idee, i progetti, vengono prese tutte le necessarie desiderate degli utenti, si lavora assieme e si produce il prodotto aderente all'utente, nel modo più, nel, utilizzando la tecnologia più all'avanguardia. Lì dentro ci sono gli hacker, per noi gli hacker che lavorano insieme con noi. Oltre a noi, noi normalmente abbiamo gli architect dei grandi vendor, quindi noi parliamo direttamente con Red Hat, con Cisco, con VMware, con Oracle, e lì dentro abbiamo questi consulenti che ci aiutano poi a creare al meglio questo prodotto. Dopodiché, se siamo in grado di farlo noi con le forze interne, lo facciamo noi. Laddove per carenza di personale fondamentalmente non arriviamo, lo diamo all'industria con i contratti Consip o con quello che sia. Questo vuol dire che abbiamo introdotto un processo continuo di collaborazione con l'industria fortemente spinto, ma con i grandi vendor, quindi che è un ciclo continuo che non ha mai fine, mai sosta, e ci permette di andare a realizzare al meglio il prodotto partendo da un cambiamento anche di mentalità. Io non creo un prodotto il cui core è sempre lo stesso e poi vado a fare modifiche nel tempo, ma creo un prodotto il più frammentato, come abbiamo visto prima, l'ha detto lui, frammentato possibile, e io ogni anno devo avere l'ultima release del database, l'ultima release dell'application, l'ultima release di qualsiasi altro servizio, perché vuol dire che ogni anno devo fare sviluppo, non manutenzione. Cioè ogni anno devo cambiare la faccia del prodotto nelle parti componenti che sono state deprecate dai problemi di sicurezza, che sono sempre più impellenti. In questo modo riusciamo ad essere aderenti il più possibile ai problemi di sicurezza che ci sono e che ogni giorno vengono scoperti, cambiando anche la faccia del prodotto e permettendoci di ribaltare un prodotto in poco tempo.